a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, sono Aquamarine e oggi in questo video tutorial vi farò vedere cosa è Tumblr, come si usa e un po' come si modifica, come si mettono le foto. Prima di tutto Tumblr è un social network ed è principalmente un blog e niente, ora vi faccio vedere un po' come funziona. Per prima cosa ci dobbiamo registrare e andiamo quindi su Tumblr scrivendo nella barra di ricerca del nostro di Google, andando qui, e ora qua non so perché ci mette qua, comunque voi vi registrate, io ora metto le mie mail e qua mettete il nome utente, io metto Aquamarine blog, facciamo così. Ok, facciamo così. Ok, qua mettete gli anni che avete e qua ho letto e compreso, accettato i termini di servizio. Oh, ho messo accetta. Ora qua vi chiederà di mettere i simboli. Ok, ora siamo quasi del tutto registrati. Per prima cosa vi dirà crea un blog. Voi vi comprerete questa schermata con titolo, descrizione, avatar e poi lo sfondo. Voi scegliete quello che vi piace di più di sfondo. Potete anche caricare una foto se volete, però vabbè, per ora è meglio mettere una predefinita. Scegliete una foto, dato che a me piacciono gli anime, metterò una foto di un anime. Ok, qua mettete il titolo del vostro blog. E qua la descrizione. Per esempio io metto video su YouTube. Ho scritto pure male YouTube. Ok, in partenza vi dirà di seguire tre blog o quattro, tre blog. E voi ne seguite quelli che vi ispirano di più perché è obbligatorio e cliccate su prossimo passo. Ora qua vi dice se volete scaricare Tumblr come applicazione o sui sistemi Apple o Android o su Windows Phone. Io ora metto scarico dopo, poi se voi volete potete metterlo anche il sistema che avete di telefoni, no? Ora io qua tolgo i segui che sennò fanno confusione. Ok, allora, questo è Tumblr, voi dovete verificare l'indirizzo email per poi fare cose aggiuntive. Io ora spiego la base e poi farò un altro video tutorial dove spiega come modificare e fare altri, quindi questo è il primo video tutorial. Quindi, allora, Tumblr è un blog, come ho appena detto prima. Si possono mettere, se clicchiamo qua, i testi, le foto, le citazioni, i link, le chat, audio e video. Possiamo mettere una di queste cose qui. Questa è la nostra dashboard dove possiamo vedere tutti i nostri post o i post delle altre persone. E quindi direi di cominciare a farvi vedere un po' come si usano questi link qua. Allora, se clicchiamo su testo, possiamo mettere un titolo e fare un testo, scrivere per esempio benvenuti, ok, e poi dopo aver fatto il testo potete metterlo in grassetto, potete metterlo in corsivo, sottolineato, fare tante altre cose, oddio, vabbè, riscrivo.
Ok, e dopo aver scritto il testo potete mettere i tags. I tags sono quelle cose che quando una persona, per esempio, sta cercando benvenuti, sì, noi scriviamo qua benvenuti. Oggi non so scrivere, non so perché. Benvenuti. Tutte le persone che cliccheranno su benvenuti troveranno i post che hanno messo come tag benvenuti. Ora ve lo spiego più approfonditamente. Poi c'è questa rotellina che vi potete mettere l'URL personalizzato, per esempio post 123, e poi mettere per esempio ciao. Benvenuto, non so, volete voi. Poi potete mettere la fonte da dove avete preso questo testo, la data del post, cioè quando l'avete postata e altre cose. Quindi direi di postare. Anzi, no, prima di postare ci sono queste scritte con pubblica ora, aggiungi alla coda, pubblica il, salva come bozza o privato. Allora, voi se fate pubblica ora, il post lo pubblica ora. Se mettete aggiungi la coda, lo aggiunge agli altri post che avete salvato. Per esempio, se noi mettiamo pubblica il, voglio pubblicare questo post oggi è lunedì, voglio pubblicarlo venerdì, metto pubblica il, metto next Tuesday, vabbè, qua mette martedì, però posso pubblicarlo quando voglio. E se mettiamo aggiungi la coda, lo mette in coda a questo. Salva come bozza, lo ritrovate poi qui nelle bozze. Ora qua non lo fa vedere, ma lo ritrovate. Se ne mettiamo salva come bozza, oppure privato che lo vediamo soltanto noi. Io metto pubblica ora. E come vedete, il post è così: c'è il titolo e poi la descrizione. Se noi clicchiamo sul tags che abbiamo messo, benvenuti. Ci aprirà un'altra schermata con tutte le persone che hanno messo come tags benvenuti. Come vedete, ce ne sono un po'. Va bene. Ora vi spiego le foto. Vabbè, le foto normalmente mettiamo una foto, questa per esempio. E possiamo anche aggiungerne altre, vabbè. E possiamo mettere sempre la descrizione. Qua possiamo mettere sempre le applicazioni, le impostazioni, qua le modificare la fonte del testo e qua mettere i tags. Per esempio io metto anime. Ok, poi sempre posta, tutte le cose di prima. E qua si vedrà il post. Quindi, come ho detto prima, tutte le persone che cliccheranno su anime troveranno tutte le cose che riguardano gli anime. Anche se noi scriviamo qua anime, ci compariranno tutti i blog che si chiamano anime, tutti qua i blog e tutti i tags che si chiamano anime. Poi, citazioni, mettete una citazione che volete, ora non me ne viene in mente una. Comunque, voi scrivete la citazione e poi mettete la fonte di chi è questa citazione, di bla 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 bla, e sempre il tags, bla 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 bla. Poi le impostazioni e tutte le altre cose. E la citazione si verrà così con le virgolette. Poi il link, giustamente, se noi per esempio io prendo il link, ecco, se io per esempio prendo il link del mio canale e lo metto qui, comparirà il link del mio canale con l'immagine. Qua ci sarà il titolo e qua la descrizione, che in questo caso ce l'ho io sul mio canale, e i soliti tags. Posta, per esempio, e qua si vedrà il link. Se noi lo clicchiamo, porterà direttamente al mio canale. Chat comprende le chat, appunto, se noi scriviamo un titolo come per dire barzelletta. Qua fa per esempio questa, possiamo mettere per esempio banchiere e dice la sua barzelletta, tutte le cose che deve dire. E qua mettiamo
capo e mettiamo tutte le cose che deve dire, qua i soliti tags per dire senza metterle, e vabbè, poi solite cose come dico sempre, posta. Si vedrà così il banchiere scritto in grassetto, poi il discorso che dice il banchiere, poi il capo. Con audio si intende l'audio, quindi noi carichiamo una canzone e si vedrà uguale a quelle le cose qui. Ora una canzone, boh, vabbè, comunque voi incollate il link così, mettete la descrizione, mettete posta e vi farà vedere la canzone così, messo così. Ora ho messo il link del canale, non mi farà vedere niente, comunque se si clicca qui dovrebbe partire la canzone. La stessa cosa con i video. Qua, scusate, qua si sceglie, vabbè, qui per dire, mettiamo il link, ora qua è impazzito, ok, vabbè, non me lo fa postare, però comunque avete capito, è la stessa cosa uguale per le che si fa nell'audio. Niente, mi sembra di aver detto tutto. Ah no, questo simbolo che c'è qua possiamo modificare, eliminare il post, oppure se clicchiamo su questo sarebbe reblogga, cioè noi prendiamo il file di qualcuno, per esempio prendiamo una foto, prendiamo questo file e come se lo condividessimo, come per Facebook che si condivide e per altre piattaforme di social network. Che si può condividere, per esempio qua comparirà il mio nome, cosa ho scritto io, e poi noi possiamo mettere il nostro commento, per esempio così, tags e reblog al post. Quando lo posteremo dovrebbe comparire rebloggato da Aquamarine blog, bla bla bla. Va bene, ragazzi, spero di aver detto tutto e che voi abbiate capito. Qua, se clicchiamo qua ci sono i post. E niente, basta. Nel prossimo video vi farò vedere le cose più approfonditamente, come per esempio come si cambiano le impostazioni, come si modifica il blog e molte altre cose. Niente, spero che il video vi sia stato utile, come sempre. Ciao a tutti da Acquamarine. Ciao ciao!